A questo punto comincerei veramente con il fulcro del nostro incontro. E allora presento Massimo Filipponi, giornalista dell'Unità, e vi prego veramente di accoglierlo con un applauso perché il suo lavoro è stato fondamentale e buona parte di tutto quello che oggi potremo vivere e ascoltare dipende anche da lui e da Ivano Maiorella. Grazie ancora. Allora, grazie a tutti di essere arrivati, di essere qui. Ricordo fino alla noia che chi deve registrarsi per andare ai tavoli che sono alla mia destra. Adesso iniziamo la parte, diciamo, più tecnica e chiamo sul palco Novella Caligaris. Grazie Novella Caligaris, ci sta per raggiungere Damiano Tommasi, è in tassi. Io però direi di incominciare con Novella Caligaris, che tutti quanti noi conosciamo, che tutti quanti noi ricordiamo. Gli anni magici di Novella Caligaris sono stati il 1972 con Giochi Olimpici di Monaco, era una ragazzina, e il 1973 con la vittoria ai campionati del mondo. Ne parleremo. Siamo partiti dal linguaggio, abbiamo detto, e in quanto per noi giornalisti è uno strumento di conoscenza e di possibile cambiamento. Nella crisi dei linguaggi e delle forme di comunicazione, la telecronaca sportiva diventa attualità e cronaca. Ricerca della verità e rispetto dei fatti, capacità di far fronte agli imprevisti e di guardare oltre l'impianto sportivo, nel caso di Novella la piscina, nel caso di Tommasi un campo di calcio, dove si svolge l'azione sportiva, guardare al contesto sociale. Siamo giornalisti a 360 gradi, il linguaggio è uno strumento in continua ricerca e trasformazione, capace di dare significato ai fatti e andare oltre gli stereotipi. Di questo cercheremo di parlare e perché abbiamo scelto Caligaris e Tommasi, che ovviamente non smetteremo di ringraziare, e precisiamo ancora una cosa, che è l'impegno di tutti, l'impegno degli ospiti, dei relatori, è un impegno volontario. Abbiamo scelto Caligaris e Tommasi perché da protagonisti e campioni di sport venivano letti da altri. Oggi sono loro stessi che raccontano gli altri da fronti distinti. Tommasi, sapete, è un sindacalista dal punto di vista sportivo. Novella Caligaris è diventata anche qui giovanissima, bruciando i tempi, ma poi ce lo racconterà lei, da quando era ventenne, giornalista. Questo è un modo che al centro pone il linguaggio. Loro in qualche modo venivano raccontati, oggi raccontano. Quali sono le differenze? Quali i problemi che dobbiamo tutti quanti noi saper superare? Quando il diritto di critica diventa o viene interpretato come offesa personale, come vengono giudicati o come si giudicano coloro che raccontano alcune scelte personali? Spesso il virgolettato può diventare un equivoco, un qualcosa che ferisce in alcuni casi. Come evitarlo? Come affrontare il problema del linguaggio senza stereotipi, di un linguaggio violento o inutilmente cattivo? Ma di questo parleremo più con Tommasi, quando nel calcio si parla di entrata killer o cannonata, per dire qualcosa che in fondo per quel contesto lì è positivo, ma per tutti gli altri è assolutamente negativo. Novella Caligaris. Innanzitutto buongiorno e grazie a Massa Filipponi, che devo associarmi a Ivano, che ha fatto un lavoro davvero straordinario coinvolgendo tutti voi e organizzando questa bellissima giornata. Io volevo però fare un attimo un passo indietro su quello che è stato detto. Allora, io sono assolutamente d'accordo sulla funzione sociale dello sport e parlerei soprattutto di cultura sportiva, su cui deve poi germogliare tutta la società. Fino a quando non ci sarà questa, quindi se fino a che lo sport veramente non entra nella scuola a pieno titolo, con piena dignità, probabilmente il percorso è sempre in salita. Però dico anche che
L'attività logistica, le Olimpiadi, i campionati del mondo non sono antitetici allo spazio sociale, perché lo spazio sociale si nutre di quelli che sono gli esempi positivi, possibilmente, ma anche negativi, perché in quanto conoscere la storia forse può anche aiutare a non deragliare quella che invece dovrebbero essere gli insegnamenti dello sport. E l'inclusione sociale mi trova perfettamente d'accordo, credo non ci sia il linguaggio, stiamo parlando di linguaggio, ma non c'è linguaggio che possa uguagliare lo sport, perché quando si è in un campo di calcio non è che guardiamo il colore della pelle o in un campo di calcio di qualunque arena sportiva, vale il risultato, al di là di quello che possono essere le polemiche. Quindi non guardiamo la religione o la provenienza sociale, ma semplicemente quello che è il risultato. E quindi è davvero uno strumento di inclusione, uno strumento che peraltro io, scusate questa piccola parentesi personale, in cui credo tantissimo, tant'è vero che nella Fondazione Giugno Onesti, in cui io faccio parte del Consiglio di Presidenza, abbiamo fatto un progetto proprio di inclusione sociale attraverso lo sport e ci siamo mossi, mi spiace che non ci sia il presidente della Fondazione Sud, che noi ci siamo mossi da Torino facendo un workshop interattivo con migliaia di ragazzi e portando dei testimonial molto vicini a quello che è la loro percezione, quindi quella straordinaria atleta che beve io, che immagino tutti voi conosciate, che tra l'altro è una comunicatrice nonostante la sua giovanissima età straordinaria, e il presidente del capitano del cricket, perché il cricket in Italia è lo sport che fa maggiore inclusione sociale, soprattutto per gli extracomunitari. Poi siamo andati a Palermo. Palermo abbiamo cambiato, però abbiamo seguito quella che è la vocazione della città, come ci ha raccontato il sindaco Leonardo Orlando, che dice che Palermo è la più grande street city dopo le tre città africane, cioè tutto avviene sulla strada. La strada diventa il teatro, il palcoscenico, l'arena, il momento di incontro. E così abbiamo fatto, e qui anche devo ringraziare l'Auvisto perché ci ha dato una mano, soprattutto con i tanti volontari, abbiamo organizzato invece uno street event di sport, coinvolgendo proprio i ragazzi, portandoli a provare non solo quelli che sono gli sport tradizionali, ma anche quelli che sono gli sport di strada, in modo tale di aggregare. Scusa la digressione, ma credo che questo sia importante. Importante perché qualunque persona abbia fatto lo sport e si sia nutrito di sport, soprattutto ad alto livello, ma non solo con la società, secondo me, perché lo sport ti dà un'esperienza fortissima prima di qualunque attività di altro genere, perché lo fai da giovane, quindi da giovanissima viaggi, da giovanissimo riesci ad avere contatti con altre culture, con altre regioni, con altre situazioni, e quindi hai una percezione veramente di inclusione totalmente diversa dai ragazzi che magari non hanno la possibilità, non praticano sport, e già a livello anche di base, quello che si chiama lo sport di base, hai comunque un contatto con altri, un contatto poi di complicità, molto di più che nella scuola, perché c'hai la squadra e quindi con quella puoi interagire, puoi trovarti anche con storie, situazioni diverse. Per parlare invece di quella che è stata la mia esperienza, io non avevo un buon rapporto con i media, assolutamente, ma va detto anche che io, la mia carriera è stata tra i 13 e i 19 anni, 13 anni ho fatto le Olimpiadi, quando sono arrivata in Città del Messico avevo una madre che mi aveva seguito per portarmi al museo antropologico, dopodiché alla quarta stanza il mio allenatore dice: guarda, il prossimo viaggio la porta, adesso però devi fare le Olimpiadi. Io non avevo molto capito che cos'era, mi sembrava più altro Disneyland, quindi andavo incuriosita appunto dalle diverse razze, dai diversi colori che vedevo, dalle lingue, quindi ero un po' pestifera, andavo un po' mi ricordo una volta con Masini che giocavano a ping pong, Masini era quel gigante del basket,
e io mi divertivo a prendere la farina. La terza volta mi ha chiappato, mi ha messo sopra, ha detto guarda, questa te la passo, la prossima ti appendo lì sopra. Quindi avevo una percezione dello sport di gioco, e questo, io sono stata fortunata, ho avuto una famiglia che anziché spronarmi, anzi mi ogni volta non permetteva che io facessi sport se non avevo risultati a scuola, quindi ero assolutamente secchiona per forza di cose, perché volevo andare a fare sport, quindi dovevo fare. Cercavo, mi allenavo molto, mi sento piccolina, ovviamente dovevo sfruttare quelle che erano le mie caratteristiche, quindi il peso potenza, la quanticità, sistema cardiocircolatorio, non certo la muscolatura che non ho mai avuto per contrappormi a quelle che erano invece i giganti, soprattutto della Germania Est. E però volevo vivere la mia vita d'adolescente con i miei amici, con la mia, come si dice una volta, la mia compagnia, no? Che era fatta anche di ragazzi della mia società, poi avevamo una situazione davvero straordinaria. A Padova c'era quasi un college americano, negli anni 60 avevamo già la piscina coperta, la piscina a 50 metri, avevamo la clubhouse, avevamo un pulmino che ci veniva a prendere. Effettivamente io ho vissuto uno sport veramente fortunato, una situazione fortunata. Se invece dico sempre, se invece che essere nata a Padova fossi nata a Vicenza, già la situazione per me sarebbe cambiata. Detto questo, io non avevo tempo per i giornalisti, perché andavo a scuola, mi allenavo, volevo andare fuori con i miei amici, dovevo studiare, insomma il tempo era scadenzato. E poi c'era un aspetto totalmente diverso da oggi. Io nel bene e nel male ho fatto lo sport totalmente dilettantistico, quindi la riga in più sul giornale o l'intervista in più, poi chiedeva solo tempo, non mi dava, non c'è un ritorno, no? Gli sponsor, non è, poi per fortuna, perché per come sono fatta io, ho fatto certamente molto fatica ad accettare le regole del business mediatico, e quindi io dicevo sempre, io voto per me, io faccio lo sport per me, è una sfida mia, quindi non capivo perché gli altri si interessassero a me. Ovviamente probabilmente ero troppo presa dalle mie cose, troppo giovane per capire il messaggio che invece stavo lanciando, che è quello forse di essere una persona normale. Non avevo i muscoli di carniera, non ero alta 2 metri, e quindi le persone dicevano, beh, se ce l'ha fatta lei ce lo posso fare io, ce lo posso fare mia nipote, mia figlia, la figlia. Era un po' la ragazza della porta accanto, con tutti i miei difetti, quindi con il fatto che fuggivo la telecamera, magari ero preferivo, ecco, andare a ballare con i miei amici piuttosto che fermarmi a parlare con un giornalista. Insomma, rappresentavo quella che era l'adolescente di allora, non la diva in cerca del riflettore. E questo naturalmente era vissuto a volte come divismo, il fatto di fuggirlo. Quando poi Ivano racconta appunto che il mio rapporto però, ecco, con i giornalisti non era sempre uguale, c'erano le persone che avevano capito perfettamente cosa ero e che cosa potevo rappresentare, e non c'era una parte che addirittura, quando parlava Ivano del virgolettato, mi mettevano in bocca cose che io non avevo mai detto, oppure decidevano quelli che erano i miei pensieri. Uno di questi, non faccio nome, purtroppo era uno di riferimento nel mondo del nuoto, addirittura a distanza di anni, quando io ho compiuto 50 anni, mi fece un'intervista e voleva dirmi chi era il fidanzato più importante della mia vita. Lo doveva decidere lui. Io avevo 50 anni, però aveva deciso lui, che doveva dire lui qual era stato, pur non avendolo più visto da quando ho smesso di nuotare ad oggi. Quindi veramente era poi non ho mai sopportato le imposizioni, e ovviamente lo fuggivo. C'erano altri invece che avevano un rapporto diciamo forse più paterno, capivano la mia ripetezza, la mia voglia di libertà assoluta, eccetera, e avevano anche come dire la gioia
di seguire i risultati di un atleta. Cioè, non, a volte mi sono trovata personalmente di fronte a persone che quasi il fatto che io cominciassi a vincere a livello internazionale mi desse fastidio, come questa, perché lei non quell'altra, mi piace di più, è più alta, è più stereotipo dell'atleta. E invece questa è piccolina, vestita, non si dà interviste, quindi c'è un atteggiamento quasi ostile. Allora io poi non c'eravamo nemmeno parlati con Ivano stamattina con Massimo, guarda, io vorrei far vedere due telecronache, che è il record del mondo, è la cosa più importante che ho fatto. Una è di Giorgio Martino, bravissimo professionista, però nel mio caso, magari in altri casi sì, non metteva l'anima. La seconda è quella dei Provenzali. Allora, se riusciamo, io so che sono state montate siamo partiti. Ecco. Questa è la telecronica. La telecronica, sì, di Martino. C'è però di Franza Bravo. Ultima vacca per Novella Capigali, contro cui sta lottando Johan Berger. 25 metri alla fine. Questa è la cena, possiamo saltare da questa? Sì, assolutamente. Allora, scusate, però la fine, questi sono gli ultimi 50 metri, già si era scaldato un pochino. All'inizio, a parte dice la Schberg sta lottando, era a 5-6 metri di distanza, mancavano 25 metri, 50 metri, 800, o mi prendeva un crampo, bevevo, affogavo, oppure voglio dire, lottava, non lottava, no? Ecco, ma è per essere molto pratica. E poi si era scaldato alla fine. All'inizio sembrava stesse recitando De Profundis, io me la sono sentita varie volte con un certo così disappunto, per essere diplomatica. Adesso sentite Provenzali. Alfredo, proprio perché aveva, uno dice è irraggiungibile, non c'è, l'altro dice la Sberg sta attaccando, può inseguire, può ancora lottando, eccetera. Cioè è un modo di raccontare e di avvicinare le persone. Cioè tu senti una radiocronaca come questa di Alfredo e la gente si emoziona, cioè ma non presso. Parlo di una cosa mia, ma questo vale in assoluto, cioè la partecipazione, il riuscire a immettersi in quello sforzo, pensare a tutto quello che ha fatto, a portare poi tutto sommato, nel caso nostro, anche la bandiera italiana, no? Che non è non credo ci sia attività al mondo, tranne forse il passato dei nostri grandi artisti, che possa portare il nostro all'Italia come lo sport praticato, poi altro magari ci sono un po' i problemi. Però questo credo che sia la cosa principale. Per cui quando io mi sono trovata dall'altra parte, ho cercato sempre di entrare nella persona, cioè spesso mi trovo a guardare l'atleta, voglio vedere come si muove, le sue smorfie, percepire le sue emozioni, conoscere, studiare la sua storia per capire poi
quali sono le cose che puoi trasmettere e quali sono i valori che lui vuole portare al di là della sua prestazione. Quindi avere anche il grande rispetto. Io quello che spesso non ho avuto è stato il rispetto. Invece è una cosa che per me è fondamentale, dare rispetto a colui che intervisto, perché è lui il soggetto, non sono io quello che intervisto. Spesso io nelle interviste mi taglio, sono fuori, perché magari ti dà un tempo limitato, gli spazi sono limitati, no? E quindi nei giornali. Quindi cerco di lasciare tutto lo spazio all'intervistato, perché quello che è il mio compito oggi è di raccontare lui, non di raccontare me stessa. Parto forse con un vantaggio del fatto di percepire i sentimenti, percepire la fatica, percepire quello che ci sta dietro nel bene e nel male. Se un atleta ha perso, non è che mi vado a dire perché hai perso, io lo dico scusa, forse ho bisogno di capirlo anch'io perché ho lavorato per tanti mesi, per tanti anni per arrivare a questo risultato e poi qualcosa non è andato, c'è avuto un click nel mio cervello, ho avuto un'emozione, ho sbagliato la preparazione, però certamente aver finito la gara non lo percepisce, se non una grande delusione, una grande rabbia e un momento in cui deve rimettere, come dire, a posto i tasselli di quella che è stata di tutto il percorso che ha fatto. E credo poi, proprio riprendendo le parole sia di Marco che del presidente della Fondazione per il Sud, che lo sport è davvero quello che aggrega di più e aggrega anche davanti alla televisione, aggrega anche tra gli spettatori. E questo va insegnato, cioè l'attività dello sportivo non viene fatta da solo, tu non, cioè puoi andare a correre da solo, ma già a montare non ci vai da solo, ci vai con, o anche allo stadio, in palestra, a qualunque parte, è una cosa proprio che ti porta ad aggregare. E credo che il compito di chi racconta lo sport in qualunque forma, in qualunque maniera, sia di raccontare proprio la bellezza della squadra, anche nello sport individuale, la bellezza, i valori, non la retorica, ma bensì quello che ognuno può trovare, perché poi ognuno ha la sua sfida, che può essere il campionato del mondo, ma anche il campionato del palazzo. Quindi il messaggio che poi, raccontando il campione, che è più semplice da raccontare, porti attraverso la tua descrizione, di modo è anche tu ce la puoi fare, puoi superare il tuo limite, puoi arrivare alla tua meta, che poi ti servirà nella vita, perché poi la vita è fatta di obiettivi, nella vita privata, l'amore, l'amicizia, i figli, nella vita lavorativa, quello che ti chiedono di fare o quello che tu cerchi di fare. Quindi lo sport è una metafora, questa metafora bisogna raccontarla pensando proprio anche a chi lo riceve, evitando magari lo scoop, appunto, non interessano, se non alimentando quell'aspetto becero che purtroppo impera. Novella Caligaris, abbiamo qualche minuto, intanto che ci raggiunge Damiano Tommasi. Nell'incontro scontro provenzale mattino io metterei anche un altro elemento, che è quello dell'incontro scontro tra due media diversi, da una parte la televisione e dall'altra parte la radio. Il giornale Radio Sociale tra l'altro è uno dei promotori di questo incontro. O scontro. Novella Caligaris, il giornalista alcune volte però anche per obbligo professionale, altre volte per poca sensibilità, ha diciamo così quasi l'obbligo di fare domande stupide. Io te ne sto per fare una, quindi perdonami già da subito. Intanto, se c'è qualcuno che vuole prepararsi qualche domanda, così non abbiamo tempi morti. Novella Caligaris, tra i tanti record, ha anche quello di essere una delle più giovani cavaliere del lavoro. Lei a 17 anni è stata insignita di questa onorificenza dal Presidente della Repubblica, pensate, 17 anni. Novella Caligaris, come dobbiamo chiamarti? Cavaliere o cavaliera? Allora, cavaliere tutta la vita, però
quando io per descrivervi com'ero, quando mi avete detto sei diventato cavaliere della Repubblica, ma il cavallo dov'è? Mi interessa per cavallo, perché vedevo questo aspetto in maniera più pratica, non burocratica, o di una deficienza che chiaramente poi ho capito molto bene. Comunque cavaliere ufficiale, ho preso anche il secondo grado, ho preso il terzo perché essendo minorenne la maggiore età era 21 anni, essendo io vecchietta, non mi hanno fatto commendatore, infatti il resto però forse perché non ho la pancia non mi hanno mai fatto. Diventa ancora più difficile dal punto di vista del linguaggio, aiutaci, se ne parla molto, ministro, ministra, nel nostro lavoro giornalista non ha questo problema. Nel caso tuo preferisci essere chiamata appunto al femminile cavaliera e preferisci questo neologismo adattato ai vari lavori oppure no? No, io questa distinzione non l'ho mai vissuta, infatti io sono sempre allenata con la squadra maschile proprio perché ero perché il mio allenatore era l'allenatore della squadra maschile, ma io trovo che ci siano, cioè il declinare al femminile, appunto avvocatessa o avvocata, è un fatto di separazione, non di unione, però ci sono dei termini che vanno bene al maschile o al femminile, non hanno bisogno di accentuare la declinazione al femminile per essere più importanti. Io questa divisione non credo che sottolineare questi aspetti crei più divisione anziché unione. Da, grazie Novella, nel frattempo è arrivato Fabiano Tommasi che ringraziamo, salutiamo. Intanto che Fabiano si scalda a bordo campo, qualche domanda. Novella, io sono andato a rivedere un po' nel passato gli articoli che sono stati scritti per la tua impresa del 73 e ho fatto un confronto con ovviamente Federica Pellegrini in Pechino 2008. Una cosa rimane, diciamo, anche a distanza di 35 anni, l'articolo prima del cognome, cioè tu eri la Cagliaris e oggi c'è la Pellegrini. Siccome proprio in quest'aula ad ottobre si è fatto un convegno sul linguaggio sessista e sulla parità dei termini, quando è che secondo te potremo toglierlo quell'articolo? Cioè quando è che la Cagliaris avrà dignità anche senza la e diventerà Cagliaris come per esempio un Maradona non è il Maradona? Allora intanto c'è anche una distinzione geografica perché Federica come me è veneta e si dice la Novella, la Federica anche come dice il Marco o il Paolo quando si parla o il Damiano, giustamente anche lui è veneto, insomma buona razza, senza essere, non sono leghista, non sono contro la Lega, ve lo dico subito, mi spiace se c'è qualcuno leghista ma non mi appartiene perché divide e non unisce. Io questo aspetto non l'avevo mai esaminato. Credo che sia più nell'uso comune, a me dà molto più fastidio quando si vuole declinare invece un titolo che generalmente è stato coniato al maschile, perché non veniamo da una città maschilista, quindi è inutile dire anche il presidente o la presidentessa, secondo me è un diminutivo da dire la presidentessa, il presidente, cioè è un termine che va al maschile o al femminile. Credo che l'articolo davanti al cognome sia più una derivazione proprio di situazione geografica, almeno così la vedo io, non ho mai, o forse per specificare che, come dici tu, sei una donna. Forse sia donna, non so. C'è qualche domanda? Se no passiamo Tommasi e poi... Ah, eccola, una mano si è alzata. Buongiorno a tutti, sono Antonio Bartarotta di Match News. Volevo fare una domanda, cioè
Intanto volevo ringraziare Manuela Caligaris per aver portato così in alto il nostro tricolore e per le emozioni che ci ha regalato con i suoi successi sportivi. Però mi permetto di dissentire sul confronto che abbiamo appena visto tra la radiocronaca e la telecronaca. Sono due media diversi, come diceva il collega, e sicuramente il pathos è diverso, perché nella radiocronaca si devono dare maggiori dettagli, quindi si mette maggiore forza, e nella telecronaca invece c'è già la visione dell'evento e quindi probabilmente la foga viene meno. Sicuramente non possiamo mettere a confronto le radiocronache di Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Niccolò Carosio per tutti, con quelle di Bruno Pizzo che avremo fra poco, oppure Gianni Cerqueti o Nando Martellini, sono completamente diverse come a livello di pathos. Ecco, soltanto questo. No, io grazie. Le voglio ricordare per esempio le telecronache di Galeazzi, non sono d'accordo, e sicuramente la radio deve descrivere di più perché ci deve portare, ci deve descrivere l'immagine, ma è pathos in televisione, quello che scrivi e quello che racconti alla radio, è pathos, è sensibilità, è capacità di trasmettere un'emozione, appunto cito Galeazzi, uno su tutto, ma Martellini anche, cioè aveva un altro stile, però ti trasmetteva, Pizzu, ti trasmetteva una sensazione, questione di essere distaccati o entrare nel campo, questa è la differenza. Altre domande? Bene, io ne faccio l'ultima a novella, prendendo come spunto un suo articolo, un articolo che lei ha scritto in ricordo di Pietro Mennea, che ovviamente non possiamo non citare quando parliamo di sport. Leggo soltanto un breve tratto per far capire e delineare meglio il suo stile di scrittura. Pietro Mennea non solo è stato un grande atleta che ha fatto la storia dello sport, ha agito nel silenzio, ha sfidato la vita come sfidava gli avversari, arrivando a prendere 4 lauree e a stabilire il record sui 200, il record di cui era gelosissimo. Quando lo perse ci rimase malissimo, chi glielo aveva strappato? Michael Johnson era esattamente il suo opposto, elegante e grandi fantasmi. Lui era un enorme tipo, l'antitesi dell'atleta velocista, le corte e poco alto. Ha dimostrato con grande dedizione come si poteva arrivare a battere tutti e questa sua sfida l'ha portata in tutta la sua vita, come nell'88 quando ha provato a rientrare, quando tornare a 37 anni era un azzardo. Simbolo di un altro tempo, di un altro sport, non che quello di oggi non sia buono, ma le motivazioni sono diverse. Noi abbiamo vissuto all'epoca della DDR, dei sovietici, strapotere americano. Lo sport non era ancora cosmopolita, era facile per uno come Bukka arrivare, lui italiano, basso, bianco, che invece era un miracolo sportivo. Mennea era figlio del profondo sud, figlio di un sarto e di una casalinga che a 11 anni veniva sfidato dagli altri paesini. Vittorio, suo grande maestro, lo mise in corsa contro le auto di Alfa Romeo e Porsche per migliorare lo scatto iniziale. Stacanovista, spartano, si ammazzava di lavoro, ce l'ha fatta nello sport e anche nella vita, ma non gli bastava. Voleva di più, di qui la lotta al doping, la fondazione, l'esperienza del deputato, i suoi 20 libri, difendere nella class action di vittime di Lehman Brothers, direttore generale di Sai Quintana, assessore della prima giunta Orlando, ovviamente va avanti. Ti chiedo, questo stile, questa comunicazione molto serrata, da che cosa nasce? Beh, questo è un po' un articolo anomalo, perché ricordo di un atleta che ha segnato la storia dello sport mondiale, proprio per quello che ho cercato anche di descrivere, cioè che era assolutamente atipico per quello che era il mondo della velocità, ma era atipico anche caratterialmente. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando gareggiavamo e non stava simpatico. Poi l'ho conosciuto dopo e ho capito invece il suo io, il suo modo di essere, la sua continua ricerca della quasi di farsi accettare, aveva questa voglia, doveva fare sempre di più perché si doveva fare accettare, quasi non si accettasse lui stesso, ma un uomo anche di una generosità estrema, credo che
quasi nessuno sa quello che ha fatto, quello che ha fatto Pietro a livello di volontariato, veramente di tutto e di più, dall'adozione di bambini ha finanziato ospedali, tutto nel segnato del ricavato dei suoi libri, con la sua professione, appunto tu hai citato anche la class action. Qui nessuno ha sentito parlare, si parlava forse solo di più, ma lui è sempre il signor no, vero è il signor no, però anche il signor sì sulle cose che contava. Per cui per dirti l'emozione di questo ricordo, è ovvio che ci ho messo me stessa, la ricordo di un amico che non può essere citato, ad esempio, volevo solo far conoscere di Pietro quell'aspetto che gli altri non conoscevano, più che le sue vittorie, il lato umano. Insomma, vi ricordo che oggi c'è il Golden Gala, è proprio intitolato Pietro Mennea. E poi, scusate se ve lo ricordo, faccio una cosa aziendale, però su Rai 3 alle 22.30 ci sarà il docufilm di Emanuele Audisio, che racconta molti aspetti di Pietro. In maniera diversa, ma comunque ci hanno fatto conoscere Pietro anche in un altro modo, anche se romanzato, però viene fuori l'uomo nella fiction di Ricky Dognazzi. Sono due aspetti completamente diversi, ma vedendoli tutti e due probabilmente potete avere un'idea di quello che è stato. Purtroppo spesso non ci accorgiamo di queste persone, ma non ci sono più. Speriamo che invece tanti valori che ci sono qui possano essere raccontati nel presente. Ancora una domanda? Buongiorno a tutti, sono Giorgio Antonico di Occhi V, Antv e Radio Cusano Campus, io mi occupo di calcio regionale. Lo chiedo alla Lorena Caligari, se ho sentito parlare tantissimo di lei, sia dalla famiglia, anche in qualche libro universitario di storia e giornalismo, ci fa dire grandi emozioni. Lei cosa ricorda in quelle famose Olimpiadi di Monaco al villaggio olimpico prima dell'attentato? C'era un'area di tensione, erano anni della guerra fredda. Lei che ricordi ha di là poi purtroppo di quel tragico evento? Allora, le Olimpiadi di Monaco sono state le prime Olimpiadi in cui c'era il controllo proprio, c'erano gli accrediti in cui passavi elettronicamente il controllo, non come oggi con le barre, comunque si passava il controllo. Ed era una sensazione strana, nel senso che comunque gli altri eventi, anche se erano dimensione mondiale, non avevi questo controllo così serrato. Un po' diciamo che la Germania in sé è molto ordinata, molto disciplinata. Questo applicato alle Olimpiadi fece un po' di scalpore. Alla vigilia non c'era nessuna sensazione. Noi tra le altre cose all'epoca, parte il villaggio maschile era diviso da quello femminile aveva anche la rete intorno di protezione, non sa bene per che cosa. E le palazzine erano in ordine alfabetico e quindi adesso ci si sceglie, da chi arriva prima, chi dà più soldi, si prende la palazzina migliore, più vicina alla mensa, eccetera. All'epoca andava in ordine alfabetico e noi eravamo vicino ad Israele. Cioè Italia, Israele, una di fronte all'altra. Io ho appena finito le gare e di solito quando finisci le gare vai a casa perché ti mandano subito via per dare spazio nel villaggio olimpico agli sport, cioè nel calendario olimpico c'è un'alternanza di sport. Invece, avendo vinto 3 medaglie, ebbi la possibilità di rimanere nel villaggio e volevo andare a vedere l'atletica, appunto. Io e la mia compagna a distanza, che è Stabilini, appunto lei, rimanemmo nel villaggio. Nella notte sentimo degli spari, cioè non avevamo realizzato poi all'epoca, io ho un sonno pesante sempre comunque, ma all'epoca la ragazzina ancora di più. Lei si svegliò e mi disse: guarda, è successo qua, c'è uno spazio, un'esplosione, ma lei, stai mangiando troppo cioccolata, c'è gli incubi, dormi. La mattina dopo siamo andati alla palazzina dove c'erano i maschi, appunto, e, per prendere i biglietti per andare all'atletica leggera. E abbiamo visto una gran confusione, sempre perché io insomma è stata molto disciplinata, prendo e
salgo al quarto piano, di fronte c'erano i fedaini che stavano proprio mascherati. A me sembrava una maschera, non avevo minimamente, a parte nessuno diceva niente, c'erano i giornalisti al piano terra, non c'erano i telefonini, ma c'era l'interfono. Per cui, sapendo come ero pestifera, io mi chiedo, dai notizie di quel che succede sopra. E io così feci, stavo al citofono e raccontavo, esce uno, esce due, quello è bendato, quell'altro è così, eccetera. A un certo punto sono arrivati due energumeni, che erano i servizi segreti tedeschi, mi hanno preso, una chicca di peso e ci hanno portato via. Tornando abbiamo visto una nostra avversaria di Israele che piangeva di rotto. Io pensavo, non è entrata in finale, piange adesso, perché? Non capisco. E la stavano portando via desolatissima, ma sempre nessuno parlava, nessuno ti diceva niente. Arriva un ordine perentorio che dovevamo ripartire subito. Io arrabbiatissima, dico, ma come? Mi avete promesso che rimanevo, dovevo andare a vedere l'Atlantica, potevo vedere su Marigali, niente, non c'è stato niente da fare, ci hanno prelevati e portati all'aeroporto di corsa. In tutto questo si dà uno scoppetto di carattere gossiparo. Io ero fidanzata con Max Spitz, che avevamo un appuntamento ad andare a vedere questa atletica, no? Mi arriva un biglietto, un pizzino, dicendo ti scriverò perché devo partire. Dico, guarda questo che caffone, dopo che mi ha fatto tutta sta corte, dovevamo andare a vedere insieme l'atletica, prende se ne parte e via. Invece lui era stato prelevato dal villaggio olimpico con un elicottero, portato fuori dalla Germania, guarda Monaco, e rispedito negli Stati Uniti, perché lui, essendo ebreo, avendo vinto 7 medaglie d'oro, il 7 record del mondo, era l'obiettivo, uno degli obiettivi. E io ho capito tutto quello che era successo quando sono arrivata a Milano, a Malpensa, e trovai tutti i giornalisti, guarda che adesso ancora si fotograferanno per le medaglie, eccetera, prima mi hanno fatto mettere le medaglie al collo, eccetera, invece hanno cominciato a chiedermi di quello che era successo, ma noi l'ho appreso quando siamo scesi, no, c'è stata, forse c'è stata una difesa degli atleti, non lo so, poi non so se è giusto o sbagliato questo, però certamente noi abbiamo appreso la notizia arrivata in Italia. E stiamo parlando sempre di prego con l'applauso, credo che stiamo parlando sempre di una ragazza, di una ragazzina di 19 anni, ecco, ne parla in tono 17, ne parla in tono compassato novella, però mettetevi nei suoi panni. Se io dovessi raccontare per così sintetizzare quello che è successo sino a questo momento a Damiano Tommasi di che cosa abbiamo parlato, virgoletterei la parola rispetto. Ecco, io per me è una parola chiave che a tutti noi che facciamo questo lavoro Novella Caligari si ci ha trasmesso dalla piscina al campo di calcio. Rispetto è uno degli slogan utilizzati dall'UEFA nelle sue campagne di integrazione, nelle sue campagne contro il razzismo. Rispetto è una parola che può introdurci a Damiano Tommasi, sapete tutti quanti chi è, ovviamente la sua carriera sportiva, perché qui siamo a Roma, quindi una delle squadre importanti è stata proprio la Roma, grazie a Tommasi 2000-2001 la Roma vince uno scudetto maglia azzurra e una carriera importante. Rispetto Damiano Tommasi, si parla molto spesso di te, ho chiesto il permesso poco fa, posso darle del tu? Posso darti del tu, devo darti del lei, perché in genere agli sportivi e ai calciatori si dà del tu, ai dirigenti, agli arbitri, si dà del lei, quindi io preferisco sempre chiederlo prima. E rispetto, quando si parla di Tommasi se ne parla come colui che così nei brevissimi tratti biografici è stato obiettore di coscienza e fortemente impegnato nel sociale. Il fatto che se ne parli molto caratterizzando queste caratteristiche, questi valori, significa che nel calcio è merce rara. Damiano Tommasi, io per introdurti partirei proprio da questo, ovvero dal punto di vista del linguaggio, quando si parla di un calciatore che è anche impegnato nel sociale, che appunto si è assunto in anni importanti l'impegno di fare l'obiezione di coscienza, spesso non abbiamo neppure gli strumenti tecnici, forse perché non siamo abituati, perché abbiamo
altre cose da raccontare. Ecco, partiamo proprio da questo. Tu sei stato travisato, sono stati usati dei virgolettati inappropriati e ti sei sentito offeso in qualche intervista. Come raccontare in maniera corretta un personaggio come te? Sì, buongiorno a tutti. Non so se ripeterò cose che sono già state dette. Io mi sono sempre posto nel mio malgrado ruolo di essere in conferenza stampa, perché questo presuppone anche l'essere sportivo, certo livello di cercare di capire anche chi deve fare un altro lavoro che non è quello dell'atleta, ma è quello di raccontare le gesta sportive con gli atleti. Purtroppo a volte si cerca di ridurre a definizioni o a etichette alcuni atleti, alcuni personaggi, e dico purtroppo per alcune volte, per altre volte invece sono delle intuizioni geniali, insomma, di riconoscere in due parole e racchiudere quello che può rappresentare un atleta. Per raccontarvi la mia esperienza, visto che sono arrivato a Roma 22enne e non è che sono stato solo obiettore di coscienza, ho fatto il servizio civile, è da ridere perché a volte si parla dei cacciatori che rispondono a domande banali, a volte rispondono a domande banali in modo banale, perché una domanda banale questo si può aspettarsi. E uno dei primi, credo, titolo che è stato fatto su di me al mio arrivo alla Roma era, credo, 6 colonne, Tomasi a Roma vorrei incontrare il Papa. Io ho fatto una lunga intervista parlando del mio approccio alla Serie A, del fatto che arrivassi in una città come Roma, che fossi giovane, che se fossi uno dei giovani della Serie B di quell'anno, nel 96, e la domanda vorresti incontrare il Papa, secondo voi cosa potevo rispondere? È diventato il titolo perché appunto ero l'obiettore di coscienza che ha fatto il servizio civile, e quello era il titolo che bisognava scrivere, e ci serviva solo la risposta da parte dell'interessato che confermasse il titolo che il giornalista in quel caso aveva già predisposto. E in questo si racchiude anche quello che un mio compagno di squadra, tra l'altro attuale presidente del sindacato spagnolo, un giorno mi ha detto rispetto alla comunicazione. È un detto che non sapevo, non so se c'è in italiano, però in spagnolo è che ognuno di noi è dueño de sus silencios, esclavo de sus palabras. Padroni dei nostri silenzi e schiavi delle nostre parole. E questo capita spesso nel calcio come nella comunicazione, tutti. E forse Zeman lo interpreta bene, perché quando fai lunghe pause, a chi gli ha chiesto perché il mister fa quelle lunghe pause, ha detto io penso a quello che devo rispondere nelle lunghe pause, non so gli altri. Oppure Andreotti, che sapendo l'inglese comunque si faceva tradurre perché il tempo della traduzione era il tempo in cui pensava la risposta e magari mediava una risposta di getto rispetto a una risposta invece politicamente corretta. Il mondo del calcio è particolare perché si riferisce a ragazzi che non hanno esperienza di comunicazione, che sono ragazzi che vivono un sogno, che spesso invece gli vengono messe in bocca parole, ma non perché non le pensino, non le dicano, che se diventano un titolo ovviamente sono fuorvianti. E questo genera l'etichetta. Prima si parlava della Pellegrini, la Cagliari, io ero l'anima candida, quindi anch'io avevo l'articolo. E non so se questa è una definizione positiva, negativa, se è per far capire che gli altri non lo sono, non lo so. È quello di cui si ha bisogno anche nella comunicazione giornalistica e nel calcio o nello sport in generale ancora di più, perché è un argomento leggero, perché si può forzare la mano su un articolo, perché un virgolettato forzato presuppone una replica da parte dell'altro interessato e la replica presuppone la controreplica. Sono 3 giorni in cui si può scrivere sull'argomento e lo capisco, attualmente sono dirigente. Il periodo delle convocazioni nazionali sono il periodo in cui ricevo più telefonate, che non è la squadra di club, si va in cerca di commenti o di interviste a chi
del mondo del calcio, del mondo dello sport, può dire qualcosa di interessante. E in tutto questo rispetto, credo che più che rispetto di chi sia di fronte, è rispetto anche della professione che uno fa, con quale presupposto si racconta lo sport. Io personalmente ho vissuto a Roma tanti anni e era alla vigilia dell'Europeo del 2000, abbiamo fatto un amichevole con la Roma contro l'Iran e si doveva, tra virgolette, raccontare che Totti stava bene e purtroppo la prima pagina del giornale aveva una colonna per Baldini che ha vinto la maratona ad Atene e il resto della pagina che raccontava come Totti avesse fatto i gol nell'amichevole con l'Iran. Quello credo che per un giornale sportivo non sia rispettoso rispetto a quello che si vuole raccontare, lo sport. Purtroppo il calcio questo a volte lo subisce, a volte se ne giova, perché parecchi attraverso questa cassa di risonanza che il calcio diventano famosi e credo che fa fatica anche a contenerlo, perché poi, ripeto, quando sono stato in conferenza stampa spesso e volentieri le domande erano indirizzate ad avere anche un titolo, perché funziona così, lo capisco, non è che ne faccio una colpa. Quello che più mi colpiva, comunque non capivo dal punto di vista professionale, era raccontare cose dello spogliatoio per mettere in difficoltà lo spogliatoio, difendendosi dietro il diritto di cronaca o che è giusto raccontarlo. Quello non lo capivo, perché è vero che anche i gossip, come quelli che abbiamo sentito stamattina, fanno parte del nostro mondo. A volte le cose dello spogliatoio o comunque della squadra o le dinamiche interne del gruppo o di un gruppo poi sono controproducenti per quel gruppo, e siccome si sta parlando di una professione, abbiamo visto quante volte una notizia uscita, uno scoop ha determinato cambi anche a livello dirigenziale, anche a livello tecnico, importanti. E quindi chi racconta questo deve sapere, a volte lo si sa, probabilmente lo si utilizza anche non in buona fede, tante volte non dico che lo si fa con leggerezza, però non si pensa al ruolo che si ha per raccontare lo sport. Io sono affascinato dallo sport raccontato e ripeto anche dalle definizioni che riescono a racchiudere in due parole un personaggio sportivo o un'impresa sportiva. E poi negli ultimi tempi ho scoperto anche il fascino del linguaggio radiofonico e credo che sia grande il potenziale, che sia grande anche la responsabilità che abbiamo noi di raccontare, noi di essere interpreti di quello che la gente vuol sentire dal racconto sportivo, che è l'emozione. Personalmente credo che questo passaggio manchi un po', manca e lo stiamo cercando di colmare questo vuoto, anche la capacità degli atleti, parlo per il calcio in questo caso, di essere davanti al microfono, di avere in mano un social network, o comunque di essere attivo su un social network, quindi di raccontarsi, di raccontare la propria vita. Non è facile perché, come sapete, noi siamo un'associazione, non abbiamo una squadra quotidianamente con la quale siamo quotidianamente a contatto, e quindi facciamo fatica a entrare in questo tipo di dinamiche, però quando si pensa a un calciatore, soprattutto di altissimo livello, bisogna curare molto l'aspetto fuori dal campo, o meglio, bisogna curarlo un po' di più. Spesso ci si affida a dire no, e quindi per non fare confusione è meglio evitare un'intervista, farne una in meno, fare una dichiarazione in meno piuttosto che una in più, e questo è l'unico modo per difenderci. Invece credo che il passo importante sia quello di formarci, di formare i ragazzi, di far capire che in alcuni casi certe parole sono fondamentali,
in altri è meglio evitarle. La polemica che è uscita, insomma, dopo l'ultimo derby e l'impatto mediatico che hanno determinati modi di festeggiare. E tutto questo, stiamo parlando di ragazzi che prima si parlava di una minorenne che fa le Olimpiadi e diventa un personaggio da intervistare, e a volte i nostri dirigenti, come anche abbiamo visto ultimamente, che hanno molti più anni e molta più esperienza, scivolano sulle parole. Figurarsi un ragazzo che non sa cosa è un microfono, comunque non si rende conto di quello che può succedere se fa una battuta o comunque dice quello che in quel momento riesce. E in tutto questo la prevenzione e quindi la formazione dei ragazzi è fondamentale. Conoscere con chi si sta parlando, conoscere banalmente il fatto di cosa può diventare un titolo e cosa no, quanto smorzare le polemiche, quanto farsi il portatore invece di sollevare delle questioni importanti. Tutto questo è compito, secondo me, ma lo è per contratto collettivo delle singole società professionistiche. Noi ci stiamo provando come associazione, abbiamo da 3 anni con la Lega di Serie B portato avanti un progetto, il primo anno con una squadra, il Novara, il secondo anno con 3 squadre, quest'anno si è appena chiuso con 5 squadre, Frosinone, Latina, Carpi, Vicenza e Tella. Durante la stagione, una mattina al mese, fare incontri formativi per i ragazzi, in cui si parla anche di comunicazione, l'importanza di comunicare, l'importanza di usare il social network in un certo modo. E questo per conoscerci. Io spesso e volentieri adesso da dirigente capisco meglio quello che ci si raccontava, che una volta il rapporto con i giornalisti era meno filtrato, era più diretto, era più di fiducia, uno sapeva con chi parlare, in che modo e con chi non parlare. Tutto questo probabilmente si sono create delle barriere perché non c'è stata la dovuta comunicazione tra le due parti. Quindi il calciatore ha sempre la percezione che il giornalista non capisca niente di calcio, il giornalista ha sempre la percezione che il calciatore si senta un fenomeno e non parli, quando in realtà facciamo parte tutti dello stesso mondo e noi, quegli atleti, creare le situazioni e generare le emozioni e la capacità poi di raccontarle di giornalisti, giusto? In questo un'esperienza, insomma, di un'intervista fatta che ovviamente scritta da un giornalista di un certo tipo era meglio di come le avevo detto io le cose, quindi è riuscito a dire le cose meglio di come le avevo detto io. Se ci si conosce, se ci si fida, se ci si pone attorno a un tavolo con la stessa prerogativa che è quella di far parte di questo mondo e credere che si possa anche raccontare molto di positivo, purtroppo non so perché, ma non solo nel calcio, sono, c'è nel telegiornale, le notizie negative ovviamente sono quelle che fanno più, che hanno più spazio. Io ho avuto, facendo l'obiettore di coscienza, la possibilità di fare servizio civile a Radio Telepace, una delle prerogative di quella emittente era quella di non raccontare notizie negative, che non vuol dire censurare, vuol dire magari raccontare le cose positive e le negative. Raccontare le modalità di un omicidio credo che non abbia nessuna valenza se non quella di tenere la gente ad ascoltare per curiosità, perché sapere come è stato effettuato un omicidio, credo che le particolarità, però siamo fatti così, quindi questo non so, saprete meglio voi probabilmente di come funziona la curiosità e come si alza l'audience. Da parte nostra, parte mia, forse per questo prima si parlava del fatto se mi hanno raccontato bene, c'è sempre stato l'obiettivo di raccontare le cose positive che c'erano nello spogliatoio oppure nella mia attività o dei tanti incontri che facevo che ho sempre fatto. Questo credo che sia uno delle possibili vie per raccontare uno sport migliore di quello che si sente in giro e che invece ha tantissime qualità positive. Grazie, grazie Tommasi per questa scheda introduttiva autobiografica.
abbiamo una decina di minuti per le domande, e la prima domanda è di Novella Gallegaris. Ma innanzitutto devo fare due precisazioni. Il gossip io non l'ho mai raccontato, infatti lo racconto adesso. Allora, io sono sempre stata molto gelosa della mia vita privata, quindi non fuggivo anche per questo. La seconda è che spesso il titolo non viene fatto dal giornalista, non viene mai fatto dal giornalista, viene fatto dai famosi titolisti che ovviamente cercano di vendere il giornale, di fare notizie, aumentare l'audience, quindi non è, anzi spesso ci troviamo nelle difficoltà di dire ma perché mi hai messo quel titolo, perché mi hai fatto quel lancio nel caso della televisione, quindi purtroppo è una non responsabilità, quindi su questo bisognerebbe anche lavorare, perché se io firmo un pezzo non può essere poi lo strillo fatto in maniera diversa, no? Quindi c'è anche il rapporto, quindi questo secondo me. La cosa invece che a me ha colpito molto, a parte tutta la storia di Damiano, è evidente, è una storia, una bella storia. Ma questo aspetto dei corsi di comunicazione per il calciatore, ma questo vale per tutti gli atleti, perché se un calciatore di fronte a un microfono a 20 anni, un nuotatore lo è a 14, uno dell'atletica leggera a 17, una ragazza della ginnastica a 13, quindi è fondamentale, è un argomento secondo me che dovrebbe essere preso in considerazione dalla Lega Calcio, cioè dall'Associazione Calciatori, dalla Federazione, dalla Lega, soprattutto perché volenti o nolenti il calcio è quello che fa notizia, ma andrebbe preso in considerazione proprio a livello di Comitato Olimpico, perché è evidente che poi ci pone in una maniera totalmente diversa, cioè il saper rispondere, sapere, come hai detto giustamente te, di essere padroni dei propri silenzi è fondamentale, e spesso vengono travisate le parole. Ci sono esempi eclatanti, ne posso raccontare tanti, a parte dei miei confronti, ma anche di atleti che seguo come giornalista. Però ti chiedo questo, come sindacato, come associazione di giocatori, come è attuabile con un accordo con la Lega, perché nelle federazioni è più semplice, devi semplicemente fare negli altri sport, no? La federazione che dice da adesso e poi gli atleti nazionali devono fare questo corso per l'uso dei social media, ad esempio Olimpiadi, e adesso anche a Baku, ai giochi europei di Baku è scoppiata una polemica perché l'Azerbaigian non è uno stato libero, assolutamente liberale, è una dittatura, e quindi c'è un problema degli armeni, hanno vari problemi, c'è un veto di usare determinate parole, vera e propria censura. Come pensate di poter agire? Avete la possibilità di entrare nella Lega, nella Federcalcio, e magari essere proprio voi gli apripista per gli altri sport? Partiamo dal presupposto che noi siamo fumo degli occhi in generale, quindi tre anni fa avevamo proposto un progetto di 6 incontri per le nazionali giovanili su determinati argomenti, tra cui anche la comunicazione, la salute, piuttosto che gli investimenti finanziari, piuttosto che la preparazione atletica, incontri brevi di mezz'ora con testimonial, l'idea che il sindacato entri nelle nazionali non è che sia piaciuto, e quindi non si è fatto. Purtroppo stiamo combattendo contro questo fatto di vedere i calciatori come la controparte, siamo lavoratori dipendenti, purtroppo per fortuna abbiamo un potere mediatico che è molto superiore a chi gestisce lo sport, lo vediamo adesso insomma con le elezioni FIFA, si parla di finalmente calciatori ai vertici. In generale il calciatore non so se è un retaggio culturale, ma almeno parla, è zitto, e lo pago tanto, è già tanto che ti faccio giocare allo stadio, e questa è una sensazione di fondo. Ovviamente ci sono realtà dove invece questo non è, nel senso che ci sono realtà dove invece si capisce da dirigenti di società o di lega che il calciatore è la risorsa, e più l'atleta viene formato a far parte del sistema, banalmente la lega di A l'evento sportivo della partita
non è 90 minuti, con Sky si parla di 90 minuti dopo la partita, 60 minuti prima, e qui 150 minuti lì sono da riempire, e se sono riempiti dai calciatori intervistati, per la TV è meglio, per il tifoso è meglio, ma non c'è nessun processo propedeutico a questo, quindi preparare i calciatori anche a questa parte, anche selezionandoli, perché non tutti sono bravi a parlare, non tutti sono capaci di parlare, non tutti vogliono. Abbiamo fatto un esperimento, tra virgolette, non so se qualcuno di voi l'ha seguito, col Parma, nella fase dell'esercizio provvisorio attraverso la disponibilità di Sky, è stata fatta una striscia quotidiana di 6-7 minuti che la trovate ancora online, e vedrete come alcuni giocatori si sono prestati a far parte anche dello show. Perché vivere con naturalezza il proprio lavoro e raccontarsi all'esterno con naturalezza è quello che tanti calciatori vorrebbero. Tanti invece giustamente si sentono, tra virgolette, violentati nella loro privacy quando si racconta più del dovuto. Fa parte del nostro ambiente, ma io sono uno di quelli che più ci si conosce, più si abbattono barriere, più credo ci si rende conto di far parte dello stesso sistema. Purtroppo noi formalmente siamo componente tecnica all'interno del Consiglio federale, ma spesso abbiamo fatto cambiare il nostro nome, i rappresentanti calciatori, perché eravamo visti come l'AIC, nel senso come sindacato. In realtà credo che gli atleti, e lì insomma, c'è un discorso ampio anche da fare sul coinvolgimento nella preparazione di atleti per il post carriera a livello dirigenziale, però se la percezione è di essere tutti e due buoni elementi e determinanti per il prodotto, non ci si pone più ad un livello diverso, quindi le proposte che può fare anche il sindacato nell'ottica di migliorare poi lo spettacolo, il racconto, anche la responsabilità, perché uno dei temi dei rapporti con le tifoserie presuppone una certa responsabilità da parte dei calciatori, ma se non si formano i calciatori a questa responsabilità, poi, e ripeto, guardiamo sempre l'età di questi ragazzi e il percorso che hanno fatto anche di crescita, la responsabilità va data ma va anche preparata. E in questo abbiamo delle difficoltà. Ripeto, con la Lega di B è 3 anni che va avanti questo progetto e la volontà è quella di estenderlo il più possibile. Lo si fa con un impegno che è relativo, perché comunque lo facciamo insieme alla Lega, quindi si può fare. Servono, come dicevano, che le idee camminano con le gambe degli uomini, servono persone che credano che il calciatore sia una risorsa, l'atleta sia una risorsa, e va spiegato come funziona il mondo in cui sta vivendo, che può fare e disfare. E in questo una lezione sui social network che è stata raccontata da una persona di Padova, che in una scuola professionistica del Veneto, nel settore giovanile, sono andate a fare un corso di social network in cui il relatore si è presentato dicendo a due ragazzi degli allievi che aveva appuntamento con loro dopo 2 giorni al supermercato, perché si era fatto un profilo finto della ragazza e questi due hanno dato appuntamento. Ecco. Educare non solo nel calcio ma anche nelle scuole, però è ovvio che se un potenziale come sono i social network che ce l'ha in mano un atleta di altissimo livello, se non è veicolato bene diventa un boomerang che non vale a tutti poi, perché alla fine si riduce alle sparate sui social network del calciatore X o dell'atleta Y, generalizzare tutta la categoria. Ancora 3 minuti, qualche domanda rapida, prego. Arriva il microfono. Buongiorno, mi chiamo Luca Sabatano, voglio fare una domanda a Tommasi. Una domanda provocatoria, ma non polemica, ma solo come stimolo. Si è parlato giustamente dell'ambiente dello spogliatoio, no? Che deve essere tutelato, e questo è giusto, anche se poi avete detto anche ai procuratori che poi però parlano con i giornalisti. Però la domanda è questa: di fronte a problemi seri come il doping e le scommesse, ognuno deve fare la sua parte, ma lei non pensa che però la parte più importante dovrebbero farla i calciatori, denunciando i loro colleghi? Non so che è una cosa brutta, ma quella famosa metà dello spogliatoio si dovrebbe rompere o no in questi casi qui, per aiutare tutto il movimento di tutti i giovani che si avvicinano allo sport? Grazie. Sì, noi
Nel 2011 io ho avuto la fortuna di sostituire il presidente dopo 43 anni di presidenza. Dopo un mese che ero presidente ci sono stati i primi arresti del carcere, come se ne è stato un inizio abbastanza forte. Abbiamo, lo trovate su internet, Carcio Scommesse IC, è un video che dura 10-12 minuti e racconta quello che noi pensiamo del Carcio Scommesse. Io mi sono presentato in tutti gli spogliatoi di Serie A, siamo andati in tutti gli spogliatoi di B, di Lega Pro, raccontando che siamo l'anello debole, ma siamo l'ultimo anello, e senza l'anello dei calciatori, di chi va in campo, le scommesse non esistono. Quindi è vero che siamo un anello debole, è anche vero che il nostro no può essere importante, come lo è stato quello di Faria, quello di Bisacane, quello di tanti che poi hanno denunciato. Nel nostro ordinamento federale ce l'ho messa a denuncia, l'ho messa a denuncia anche per il tentato illecito, quindi siamo andati oltre, nel senso che ce l'ho messa, se un mio collega mi propone di fare di farlo vincere e io gli dico di no e la partita la vinco io, sono passibile di penalità, posso essere squalificato perché non ho denunciato neanche il tentato illecito. E questo è informazione che dobbiamo fare ai nostri, perché io di mio presuppongo che se uno viene a propormi di perdere la partita e io gli dico di no e la partita la vinco, non ho fatto nulla di male. E invece no, il nostro ordinamento dice che quella è una messa a denuncia, perché bisogna denunciare. Quindi da parte nostra siamo consapevoli che i calciatori hanno una grande responsabilità. Siamo anche consapevoli, come hai visto negli ultimi arresti, che ci sono calciatori che sono messi in quelle squadre per fare quel lavoro, che non è il calciatore. Sappiamo anche che è difficile difenderci. Io sono stato nel spogliatoio del Parma e sono uscite anche le mie dichiarazioni a riguardo. Ed è una cosa che ho detto all'ultimo Consiglio federale. Uno dei temi che è emerso da questa indagine, ma non lo sapevamo da questa, lo sapevamo anche dall'altra, è che in Monza, in cui si sono svincolati perché non pagati i 14 giocatori a gennaio, quindi vuol dire che a novembre, a ottobre era già una società che non pagava, sono arrivati altri calciatori a Monza e sembra che altri calciatori che vanno in queste squadre, o comunque dalle indagini, il procuratore dice che il Monza era diventato un obiettivo interessante perché bisognoso di soldi, perché comunque poca attenzione dal punto di vista mediatico, è una classifica che comunque ci poteva stare. Ecco, evitare queste situazioni dal punto di vista federale, quindi evitare società professionistiche che mettano in campo lavoratori dipendenti che non sono pagati da mesi, è uno degli obiettivi per togliere il terreno fertile. Non vuol dire scherzare, vuol dire togliere il terreno fertile e arrivare dove si può arrivare. Io personalmente ho avuto la fortuna di giocare in un periodo in cui questo tema non era così caldo e la percezione del problema era ancora relativa, nel senso che non si poteva scommettere come si può scommettere oggi. Ma oggi, in una situazione in cui non vengo pagato da mesi, una classifica di un certo tipo, andare in campo è un rischio perché non io, neanche il mio collega di squadra, ma l'avversario può creare quello che avete visto, dove tre giocatori di una squadra determinano un risultato. Poi è difficile raccontare all'esterno che la squadra non sapeva niente. In realtà può succedere che uno scivola e non è scivolato, ha voluto scivolare. Quindi sono tutti temi molto particolari e molto delicati che noi cerchiamo di raccontare di persona. Per questo siamo andati con quel video che c'è su internet in ogni spogliatoio. E vi assicuro che in parecchi spogliatoi parecchi piangevano, perché probabilmente hanno vissuto sulla loro pelle determinate situazioni e il rischio di rovinare quello che è il sogno di ogni bambino o comunque di tanti ragazzi che arrivano al calcio professionistico, è quello di giocare a calcio per lavoro, e poteva essere rovinato con una leggerezza, con una stupidaggine o peggio ancora, insomma, con un coinvolgimento più grande. Rispetto al doping è la stessa cosa. Forse nel doping abbiamo un referente in più che è il medico della società. Anche in questo abbiamo fatto un video l'anno scorso, probabilmente per chi di voi l'hanno visto, in cui c'è un'intervista anche di Battistuta, in cui vogliamo evidenziare la grande responsabilità che abbiamo come atleti. Un giorno un atleta di un altro sport mi ha chiesto perché Zeman è così inviso del nostro ambiente, tra virgolette, nei termini della preparazione. E dicevo perché Zeman forse è uno dei pochi allenatori che considera ancora preminente la parte dell'atleta che c'è nello sportivo calciatore. Poi sappiamo tutti che il calcio, essendo uno sport di destrezza, può anche determinare che un atleta che non è nelle condizioni fisiche ideali, che non è atleta, come si può essere atleti nell'atletica, comunque
comunque riesce a fare la differenza perché la destrezza balistica gli permette questo. Ecco, questa difficoltà di sentirci atleti determina poi la difficoltà di stare attenti a come si mangia piuttosto che a come ci si cura degli infortuni, a come si prevengono gli infortuni, come ci si integra in periodo in cui si è. E anche questo è uno dei temi su cui stiamo cercando di battere, soprattutto dopo l'indagine FIFA riguardo ai mondiali 2010 e agli europei 2008, in cui si è determinata un'allerta sull'uso degli antinfiammatori e antidolorifici che non sono doping, però non sono neanche acqua e zucchero. Quindi abbiamo cercato di creare questo video, di fare questo video, anche questo lo trovate in internet, in cui cerchiamo di sorprendere i ragazzi facendogli vedere la cosa peggiore che può capitare e responsabilizzandoli a che quando si mette in bocca la medicina, questo vale anche per le scuole, non solo per lo sport. Questo è quello che cerchiamo di fare sapendo che la grossa responsabilità è sicuramente degli atleti. Precisazione di Novella Galligaris e Massimo Filipponi, ancora per una domanda per chiudere questa sessione. Novella. Zeman, che ho avuto il piacere di conoscere, mi ha rivelato il vero nuotatore, quindi fa lavorare esattamente come lavoravamo noi. Zeman nuotatore. È importante che vada sottolineato. Massimo Filipponi. Allora, come comunica Tommasi in forma orale lo stiamo vedendo, lo stiamo sentendo, però Damiano comunica anche in forma scritta perché ha un suo blog, possiamo chiamarlo così, o diario, come lo vogliamo chiamare. Io come ho fatto con Novella, che sono andato a trovare il suo articolo su Mennea, sono andato a trovare anche un tuo articolo, vogliamo chiamarlo articolo, comunque un tuo testo che hai scritto il giorno prima di chiudere la tua carriera professionistica. Mi piacerebbe che lo leggessi tu invece di leggerlo io. Intanto è scritto abbastanza grande. E le parti che io sicuramente come succede. Non è una trappola, eh? No, volevo capire tutto questo da sì. Vabbè, il titolo era Cambio lavoro e mi tengo il giocattolo. Il 6 febbraio 94, Stadio Alpiani, Padova, Verona Hellas, aperta parentesi, 31 ottobre 2009, Teda Stadium, Tianjin Teda, Guangzhou, chiusa parentesi. Uno simbolo calcistico, vedere il tramonto ad Oriente, ma è arrivato il momento di chiudere i sipari. Domani, 31 ottobre, si concluderà la mia avventura, lunga avventura professionale. Gli almanacchi, i siti specializzati, le statistiche parlano molto più chiaramente di me di quello che è stata questa parentesi. Più di 500 partite ufficiali, non sono poche, ho girato il mondo come ho girato il pallone tra i miei piedi. Spagna, Inghilterra, Cina, senza contare le innumerevoli trasferte con Nazionale a Roma. Non starò qui ad annoiare con numeri, successi, sconfitte. Il mio bilancio è fatto di aneddoti, che per ovvi motivi di spazio cercherò di scegliere bene. Le scarpe e gli esordi. Nel debutto da professionista a Padova con la maglia dell'Hellas, entrai a pochi minuti dalla fine del primo tempo per sostituire Gianluca Pessotto, infortunato. Nell'intervallo dovetti cambiare le scarpe. Venivo dal ritiro di Viareggio con la primavera e non avevo con me l'attrezzatura adatta, gioventù sprovveduta. Pippo Inzaghi mi prestò il suo paio di riserva. 18 novembre 98, a Salerno, amichevole Italia-Spagna, e favore ricambiato. Pippo Inzaghi, infatti, prima della partita aveva avuto qualche problema con le sue scarpe, allora sono stato io ad offrirgli le mie di riserva. La partita finisce 2-2 con doppietta di Inzaghi, prima rete in nazionale per lui e debutto ufficiale con la maglia azzurra per me, quando si dice scarpe fortunate. Gennaio 98, veniamo da un punto in 3 partite di campionato e da un derby d'andata di Coppa Italia, Lazio-Roma perso 4-1. L'impegno successivo Milan-Roma non era il massimo per rilanciarsi. Era un periodo di fischi, da mesi ormai ci avevo fatto l'abitudine, la gente non gradiva le mie prestazioni e la finestra di mercato sarebbe stata l'occasione giusta per sostituire Riccioletto. Settimane prima di un allenamento entrando in campo che supera la camminata lenta di Zdeno Zeman e lui sempre avaro di parole sibila, Tommy a Milano li spacchiamo tutti. Quando si dice un trattato di psicologia dello sport. Marzo 2005, dopo l'intervento al ginocchio destro del luglio 2004, sono alle prese con la fisioterapia, ma dopo la nuova immobilizzazione di inizio anno, il ginocchio fatica a riprendersi. Prima di dormire continua quasi ossessiva la serie di esercizi per cercare di piegare e di stendere, rinforzare e di esercitare.
È la prima volta che mi vengono i dubbi. Il campionato finirà in 2 mesi e le speranze di tornare in campo in tempo si riducono giorno dopo giorno. Che dici, tornerò come prima? A me va già bene così. Quando si dice una moglie un mito. Finisco. Non è tutto, sono solo 3 fotografie, momenti fondamentali, memorie indelebili, tornerò a giocare, a divertirmi come un pallone che per anni è stato il mio attrezzo da lavoro. La mia montagna sarà il luogo ideale per godere a piene mani di questa passione che è il calcio. I Vikings, Sant'Anna d'Alfredo, seconda categoria, saranno i miei nuovi compagni. Tra di loro anche 2 dei miei fratelli, sarà come tornare indietro di qualche anno quando anche il corridoio di casa del nostro stadio olimpico, quando i mondiali giocavamo 3-2 nel Prato, quando il pallone era il giocattolo, non so ancora se e come potrò continuare invece a stare sul palco del teatro calcio. Devo trovarmi un posto dietro le quinte in caso per dare una mano affinché lo spettacolo continui, migliori e diverta, ma forse mi dovrò accomodare in platea, godermi la passione che mi ha fatto girare il mondo e che ora mi farà tornare a quello che è stato il mio greco calcistico. Stiamo per cambiare sipario grazie a Novella Calligaris.